signore e signori. Buon pomeriggio. Buonasera. Buonasera. Buongiorno. Buonasera. Amici cari, buona serata a tutti. Buonasera. Buonasera ai programmi della serata. Trasmettiamo ora il programma. Puntata del live show, iniziamo subito prepotentemente con il dottor Timo Sarra. Grazie Paolo Muzio. E vai. Il pubblico del live show. Allora, dottor Sarra. Adesso si ferma l'applauso. Sì, basta, viene troncato. Su in regia non hanno il mixer, tirano dei calci al... È come il concerto, cioè il direttore fa così, esatto, e tutti... si interrompe tutto. Invece no, noi stacchiamo un cavo brutalmente, così l'audio è a posto. Ringraziamo come sempre il nostro regista Roberto Acre, quindi insomma... Che ci supporta. Esatto, non ci supporta, ma ci supporta. No, scherzo, ovviamente. Allora, puntatona, come sempre, tanti ospiti verranno a trovarmi nel corso della puntata, vedremo filmati, il dottor Sarra è già qui, ovviamente, poi l'avvocato Spottone, insomma. Puntatona, ma iniziamo come sempre con il dottor Sarra, parliamo di cibo con lui. Non è un cuoco, lo diciamo, non è un cuoco, è un abile nutrizionista. È un non nutrizionista. Si capisce cosa sia. sembra... un generale delle SS, della DDR, comunque insomma, perché un generale lei... medico, che non sono medico, è intransigente sul... sono intransigente su certi punti, però mi hanno fatto notare che nel corso degli anni mi sono molto ammorbidito. È tutto merito mio, credo. Infatti siamo qui nel mitico Chemois di Piacenza, in un bar, che non è solo un bar ma è molto altro. Però insomma lei... Un centro culturale. Io l'ho aiutata come sempre settimana scorsa. Sono venuto veramente a casa sua. No, beh, l'ho aiutata. Sì, sì, no, assolutamente sì. Vuole dirci qualcosa da un punto di vista nutrizionale? Sì. Oppure no. Allora... continuiamo a dire idiozie per i prossimi giorni? Vedremo il video della la ricetta del pollo alla salsa di soia. Sì. Facciamo vedere anche, a parte tutti i discorsi sulla nutrizione, facciamo vedere anche qualche ricetta per far capire che l'alimentazione e la nutrizione non sono per forza una diciamo qualcosa che ci vincola, che ci limita, ma in realtà è possibile mangiare anche cose buone, anche cose saporite, è possibile anche lo strappo alla regola. L'importante è quello di mantenere la barra dritta nel tempo. Esatto, non bisogna mai uscire di strada. Diciamo. No, esatto. Non, perlomeno, come dicevo, lo strappo alla regola è consentito, ma deve essere appunto uno strappo alla regola, non l'abitudine. Dipende, se uno fa molti strappi alla regola... No, poi dopo diventa la regola e lì è il problema. Come per esempio nelle feste natalizie, che possono essere passate, ormai c'è nel nuovo anno, quindi esatto, arriveranno, l'abbiamo appena passato. Ecco, in realtà mi chiedo come faccio a non ingrassare nelle feste natalizie. Il discorso è, il problema non è la cena natalizia, l'ultimo dell'anno, la festa con gli amici e così via. Il problema sono tutti gli altri giorni. Il giorno di Natale, quando siamo a casa con la famiglia e così via, quando ci sono le ricorrenze, dimentichiamoci il peso, il giro vita, cosa devo mangiare, cosa non devo mangiare. Divertiamoci, stiamo insieme, convivialità, ma ricordiamoci delle regole alimentari tutti gli altri giorni. In particolare, ecco, oggi parliamo del pollo con la salsa di soia. Sì. La salsa di soia è un alimento molto interessante, molto gradevole, che però ha dei pro e dei contro. Il pro è sicuramente il fatto quello di avere pochissime calorie. Il contro è quello di avere molto sale. La salsa di soia, come dice il nome, è una salsa a base di soia. A base di soia. In realtà ci possono essere anche delle versioni in cui è presente il frumento o l'orzo tostato. E per cui, per i celiaci, è importante controllare gli ingredienti perché potrebbe avere qualche controindicazione.
Come dicevo, si tratta di un prodotto fermentato che, natura, come credo tutti sappiano, è dell'estremo oriente, in Cina, Giappone, ma c'è anche indonesiana, ce ne sono tantissime versioni, ed è un condimento molto molto saporito. Nella salsa di soia avvengono due fermentazioni, una fermentazione primaria della pasta del seme di soia a carico di un fungo, e poi dopo nella salamoia, perché praticamente prima si fa questa farina e poi che viene fermentata dal fungo, dopodiché si aggiunge una salamoia con tanto sale, che è un po' la nota Dolens, e poi qui avviene una fermentazione a carico di batteri estremofili che riescono a sopravvivere anche in condizioni di presenza salina molto accentuata. Come tu sai, il sale era utilizzato anche nell'antichità per conservare il cibo perché aveva appunto una funzione di inibire la crescita microbica. Il problema è che nella salsa di soia c'è tantissimo sale, per cui il consiglio è quello di usarla, perché variare e poi anche conoscere altre culture alimentari, anche non alimentari, ma siccome noi parliamo di questo, è molto importante. Però nel sale, nella salsa di soia c'è tantissimo sale, cloruro di sodio, per cui pensate che in 100 grammi di salsa di soia, e quando si cucina è facile metterne, in 100 grammi c'è mille volte, il 1000% della dose giornaliera. Cioè, per cui per coprire il fabbisogno di sale, perché il sale è necessario, ma l'eccesso porta a problemi nel caso del sale molto, perché è correlato al rischio cardiovascolare, per cui ictus, cuore e così via. La quantità di sale giornaliero, il fabbisogno giornaliero, è in un cucchiaino di salsa di soia. E vuol dire che se prendiamo un cucchiaino di salsa di soia non dovremmo più assumere sale, ma in realtà è presente in tantissimi alimenti. Per cui bisogna usarlo con moderazione e soprattutto non usarlo tutti i giorni. Grazie, dottor Sarro. Allora vediamo questa ricetta del pollo alla salsa di soia. Lei, come sempre, ci torna a trovare la prossima volta. Vediamo! Molto bene, siamo di nuovo nella cucina del dottor Sarra, e quindi si cucina, se magna. Allora, quest'oggi un bel secondo, come sempre molto rapido, come piace a me. Rapido il dolore. Allora, un piatto anche con un pizzico di etnico, il pollo alla salsa di soia. Il pollo è un ottimo alimento per apportare proteine, carne bianca, per cui la possiamo mangiare un pochino più spesso della carne rossa. Il piatto è molto semplice, facciamo un soffritto con cipolla, aglio, un soffritto, qui non voglio essere etnico, per cui utilizziamo olio d'oliva extravergine come al solito, che è il miglior olio vegetale per cucinare. Facciamo un po' di soffritto, facciamo saltare il pollo, e quando comincia a essere un pochino rosolato, aggiungiamo la salsa di soia per dare il sapore e il tocco finale, con una giustatina di pepe e peperoncino. Il sale naturalmente non è necessario aggiungerlo, perché la salsa di soia è già molto salata. Direi di procedere. Cosa devo fare? Niente, mi vado a sedere. Metta nella wok l'olio e la cipolla. Ah, è vero che lei ha questa passione infinita per la wok. Beh, per fare il pollo alla salsa di soia, direi che la wok è necessaria. Va bene, è soffritto al punto giusto, prendiamo il pollo, aggiungiamo il pollo. Quindi, una volta preparato il soffritto, si aggiunge il pollo. La ricetta è molto semplice. Adesso lasciamo rosolare un pochino. E poi aggiungiamo, quando comincia a rosolare, sfumiamo anche un po' con un po' di vino. Ecco, adesso lo possiamo far soffriggere, lo possiamo far saltare a fuoco vivo, lo muoviamo perché si cuocia in modo omogeneo. Il pollo deve essere sempre ben cotto. Il pollo deve essere sempre ben cotto, perché crudo è rischioso dal punto di vista delle tossicazioni alimentari. Può essere avere delle contaminazioni di troppo. Si va di corpo. Beh, ho anche
perfetto, anche perfetto. Diamo anche lo sfumato di vino bianco. Sì. Un pochino. Se mi passi il pepe peperoncino, diamo un giustochino, intanto che c'è la riduzione del vino bianco. Proprio. Un pochino. Direi che potremmo anche aggiungere la salsa di soia. Il grado di cottura del pollo dipende da come ci piace, nel senso, se lo vogliamo un pochino più saltato, un pochino più brustolito, o se ci piace più morbido. E anche la quantità di salsa di soia è a discrezione. Chiaramente mi raccomando, fate attenzione, perché la salsa di soia è molto salata e con il sale dobbiamo fare attenzione. Adesso sono in vendita anche delle salse di soia a basso tenore di sodio. Abbiamo fatto ridurre, diciamo, la salsina che si è formata tra l'olio, la cipolla, l'aglio, il vino bianco, il peperoncino, il pepe. La salsa di soia. E adesso possiamo spegnere il fornello, perché il piatto si può dire pronto. Attenzione, perché sta ancora sfrigolando. Un profumo veramente ottimo. Ottimo. È un piatto anche piuttosto magro, come dicevamo, solo il pollo. Per cui andiamo ad assaggiare. Un pochino di salsina. Attenzione. Beh, che è molto caldo. Immagino. Assaggiamo ancora. Buon appetito. Buon appetito. No, molto buono. Veramente buono. Molto bene, ora ci spostiamo in Liguria e andiamo dall'avvocato Gabriele Spotorno. Oh, molto bene, benvenuto, bentornato, bentrovato all'avvocato Spotorno. Grazie direttore, è sempre un piacere essere qui. Vederci qui e non in altri posti, tipo in carcere. Vuol dire che un'altra settimana è terminata nel modo migliore possibile. Esatto. Allora, di cosa ci vuole parlare in questa puntata? Lei, come sempre, ci spiega un po' come scampare ad alcune trappole legali. No, beh, adesso io esagero, però insomma, in cose che succedono nella vita di tutti i giorni. Ecco, stasera io toccherei una problematica che crea molto spesso degli attriti, cioè la ripartizione delle spese nel caso delle locazioni della casa, locazioni dette volgarmente affitto. Che cosa succede? Bisogna cercare di capire quali spese spettano al locatore, quindi a quello che affitta la casa, sì, e quali spese spettano invece al conduttore, cioè alla persona che... all'inquilino. Questo è molto importante, perché poi spesso, quando ci sono le spese, io sento dire: ma questa la deve pagare il proprietario di casa, il proprietario di casa dice lo deve pagare l'inquilino, e poi non se ne esce mai. Si è rotta la lavatrice, che cosa dobbiamo fare? Vogliono fare l'ascensore condominiale, che cosa dobbiamo fare? Chi paga queste spese? Ecco, fortunatamente la legge ancora una volta viene in nostro soccorso. E cosa prevede la legge? La legge prevede che all'inquilino spetti il pagamento di tutte le spese di ordinaria manutenzione e a tutte le spese che riguarda la gestione della casa e le spese condominiali ordinarie.
Al conduttore invece spettano tutte quelle spese straordinarie, le spese per le innovazioni sia nella propria casa, nella propria abitazione, appartamento, sia anche per le innovazioni condominiali. Quindi questo che cosa vuol dire? C'è da fare un ascensore, è il conduttore. Esatto, è il conduttore che pagherà le spese per l'installazione. Sì. Ma, il proprietario è quello che pagherà le spese per l'installazione. Esatto. Il conduttore, quindi l'inquilino, però poi dovrà pagare tutte invece le spese condominiali per la gestione dell'ascensore, quindi ogni anno dell'elettricità, per dire. Dell'elettricità, di tutto questo dovrà pagare le spese per la pulizia delle scale del condominio, oppure no, se si va sull'ascensore le scale si tolgono, certo, oppure per esempio c'è da ridare il bianco in casa, ecco che questa spesa spetta al conduttore, quindi all'inquilino. C'è da rifare il tetto? C'è da mettere a posto un'infiltrazione? Allora, c'è da rifare lo scarico del bagno? Allora la spesa li spetta al locatore invece. Ecco, quindi direi che sono importanti queste spese. Quindi, prima cosa, uno si deve chiedere, questa spesa è una spesa ordinaria o è una spesa straordinaria? Tenete presente che solitamente le spese ordinarie sono tutte quelle spese che periodicamente si ripetono, hanno una certa cadenza che può essere giornaliera, mensile, settimanale. Per esempio le spese per la pulizia delle scale sono spese che annualmente si ripetono, o che ne so, le bollette, tutte queste sono spese ordinarie, cioè quindi spese che riguardano la vita di tutti i giorni, che appunto si ripetono in maniera periodica e che possono essere prevedibili. Le spese straordinarie invece sono tutte quelle spese che riguardano o l'installazione di qualche cosa di nuovo che prima non c'era, e quindi ovviamente questa è una spesa straordinaria, oppure tutte quelle spese per far fronte ad imprevisti, quindi spese che non erano previste. Rifare il tetto, non so, si rompe la lavatrice o si rompe un gradino della scala condominiale, o ancora in casa abbiamo un'infiltrazione, si rompe il tubo in casa, tutte spese che non potevano essere previste. E se uno vuole cambiare, non lo so, faccio una domanda, il tavolo in casa... Beh, in quel caso lì diciamo che è una scelta dell'inquilino. Ora, è l'inquilino che se lo paga. Quindi lì lo paga l'inquilino, a meno che il tavolo non sia rotto e che quindi sia inutilizzabile, allora in quel caso è il proprietario di casa. Comprarne uno. Esatto, esatto. Grazie, queste sono cose in effetti che un po' tutti i giorni capitano, è giusto parlarne, sapere come agire di conseguenza. Lei direttore con i suoi inquilini, perché so che lei ha molti possedimenti. No, io non posseggo nulla, ma sì, per via traversa. No, tutto a posto, andiamo d'amore e d'accordo. Bene, questa è sempre una buona notizia. Sì, poi casomai la contatto. Assolutamente. Grazie davvero, avvocato. E noi ci vediamo settimana prossima. Siamo di nuovo qui. Sempre qui, ci vediamo quindi settimana prossima, se non prima. Grazie di tutto. Un saluto a tutti. E ora con il dottor Sarra e il maestro Fragassi assaggiamo un po' di cibo. Vediamo cosa succede. C'è qualcosa, maestro Fragassi? Guarda, c'è qualcosa. C'è qualcosa proprio qui da parte del divano. Che cos'è? Oh! Questo è un pacco che ho ordinato appositamente per l'occasione. È un pacco di cibi giapponesi. Ma sei sicuro che è cibo? Di cibi spazzatura. Dimostriamo che non abbiamo ancora aperto il pacco.
Ma perché? Cioè, perché dobbiamo dimostrarlo? Non lo so, cioè non è che abbiamo tutti problemi all'intestino come... Ah, io non ho problemi all'intestino. Ce li ho da altri. Sì. Più che altro è un po' difficile da aprire, sembra. È vero, non si riesce ad aprire. No, no, non apriamo, facciamolo in diretta, non apriamolo. Mordiamolo. Cioè, no, aspetta, dai. No, è fatto di una sostanza... Ma dai, è impossibile. Niente, questa sera mi sa che non mangeremo assolutamente nulla. Ma questo è per dimostrare, okay, yeah. Questo dimostra il fatto che siamo in diretta. Aspetta, una... cos'è quello? Aspetta che c'è un foglio qua dentro. Ah, ma c'è scritto che lo fate a vostro rischio e pericolo. Perfetto, se mi dite quale abbiamo preso. Io voglio provare, no, ma non voglio provare questo. Voglio provare, ma sì, dai, provo questo. Questo lo facciamo vedere intanto. Allora, c'è su un tipo, boh, che gioca, tipo Doraemon che gioca c'è Doraemon. Calcio, tipo, non è Doraemon in realtà. Allora, Doraemon che gioca a calcio. Non credo che sia neanche calcio. Tra l'altro ha un pesa, non so, 5 grammi. Allora, ma voi forse c'è il peso? Volete sapere? No, vorrei sapere che dia maestro. No! Ma lei non sa leggere. Ho detto di no. Che è tipo questo. L'unica cosa che riesco a leggere è... Ah no, eccolo qua. Yaokin.com. Si chiama Umaibo. Umaibo means delicious sticks in Japanese. Quindi è uno stick delizioso. C'è anche risca.co.jp. Corn snacks. Quindi... Apriamo. No, sì, lo apro io, che almeno mangio sì. Io questo. Lo apro? No, beh, lo assaggiamo tutti. No, lo assaggiamo tutti. Beh, tu è impossibile da prendere. Beh, no, quello... Aspetta, esatto. Ah, no, okay. Io ne prendo un altro perché ho fame, scusate, ma... Puoi non morderlo direttamente e darmelo... Cos'è, un churro? Ma sa di... Cioè, io l'ho letto, ho detto che cos'è. Sono corn... che si chiama mais. Sa di Dixie, praticamente. Sono di fonti dolci. E plastica. Beh... Ma non è neanche così grande, in realtà. È come mangiare un Dixie, un cilindro Dixie dolce che sa un po' di caffè latte. Vabbè, sì. Non è vero? Sì. No, fa schifo. Vabbè, dai. Facciamone altri. Allora, vediamo un po'. Questi qui sanno di barbecue. Di barbecue? Sono tipo salatini. Vediamo. Ma non sono tutti dolci, allora? No, sono tipo salatini, poi non lo so se sono dolci. Anche qua. Barbecue, grazie. Magari sono sanno di barbecue dolci. Lo mostriamo alla telecamera, tutto questo è vero, noi lo fa... No. Ha un sapore indefinibile. Di gamberetto comunque. Ma che schifo. Boh, non si sa. Non se... è così molto buono questo, no, però. Ma più che altro è come un grissino. Non si sa se è dolce o salato. Non c'è assolutamente di barbecue. È piccante. No, adesso è piccante. Ha un sapore indefinibile. Apro questo qua con la stella. C'è dell'acqua? Ma no. Io l'avevo preso il da bere, ma non me l'hanno voluto mettere. Ma cos'è quello? No, lo può aprire e rompere. Questo è una specie di Dixie, anche lui come consistenza. Odore di Nesquik. Questo, vabbè, se volete ve lo dico, ma penso sia abbastanza semplice capirlo. Cioccolato. L'interno sembra un po' è spumoso. No, è come quell'altro. Cioè, è un Dixie al cioccolato. No, beh, questo è buono. È un Dixie al cioccolato. Non è così buono, secondo me. Ma però è bello perché c'è un sacco di cose da mangiare. Io voglio aprire questo. Ma c'è ancora la specie di Doraemon. Ma sanno tutti della stessa marca? No, penso di sì, probabilmente. Sì. Io voglio aprire questo adesso. Aprilo. Posso fare quello che voglio, quindi? Più o meno. Questo sembra anche bello. Ah, ci sono... Dei giochi? Delle stelline sono. Cioè, che li dai ai bambini, ma tanto non si vede, va fuori fuoco. Peccato. È una stellina, ma si può mangiare? Ma sono da mangiare questi? E io la mangio adesso, quindi... Ma sei sicuro? Ma no, questi sono dei ragazzi. Ma infatti... Perché... Sembrano dei bottoni a forma di stella. Ma è da mangiare? Ma cos'è? Il maestro ha deciso che era da mangiare. Ma non è che hai mangiato il regalo... Esatto. La sorpresa? Ma no, c'è dentro solo sta roba. Io intanto mangio queste pallotte che... Ha un odore invitante al cioccolato. Ma di che cosa sa questo? Di cioccolato, tipo. Ma si mangia, quindi. Boh. Quello è morbido. La palla, dammi la palla. Però c'è dentro del cioccolato scadentissimo. No, questo è tragico, ragazzi. No, però, però la morbidezza non è male. Sembra un bignet. Le stelline sono tipo di cioccolato. Sembra un bignet stantio.
un bignè stantio. Non sembra un bignè stantio. Io provo la stellina allora. Sì, sì. Questa... sperando che non sia il regalo. Sarà una specie di... sembra una specie di galatina. No, no, è cioccolato. Ma che cioccolato? No. Ma è salato. Questo le volete assaggiare? Ma cos'è? Ma è veleno per i topi e il gusto ciliegia. Boh. Ah, ma qui la specie di Doraemon c'è ovunque. Beh, quindi? No, quindi basta lì, Doraemon. L'assaggiamo all'ultimo, dai, quello lì che sta aprendo il maestro. Questi li mangiamo un'altra puntata? Sì, prossima volta. Forse. Se non siamo morti. Tanto è tutta roba che non scade, credo, perché non è commestibile. Perché è tutta roba piccola, no? E quindi anche se la mangi non è che ti fa male. Ma questo cos'è? Ma cos'è? È veleno? Sono piccolissime sempre. Queste. Sono dei quadrati rosa, non so se li vedete, un po' gommoselli. Oh! Sarebbe no. Gusto cioè, ciliegia, perlomeno c'è su una ciliegia. Gusto ciliegia. È dolcissimo e farinoso. Oh, no. Boh, io non sento più nessun sapore. Forse avremmo dovuto mangiare prima il salato. C'è anche un pratico stecchino per poter ricevere. È gommosello. No, oppure per toglierlo dai denti perché si appiccica. Ha il sapore più chimico d'Europa. Ecco questo. Dammi ancora. No, va a morire secondo me. Dammi. Servi pure. Credi no, sono come delle giuggioline, ha un sapore indecente. Vabbè, vedo che le io ho fame. Qualcosa devo pur mangiare. Non ho ancora mangiato, non ho cenato stasera. Bene, anche questa puntata termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averci seguiti. Come sempre noi torniamo settimana prossima, stesso giorno, stessa ora. Ma se volete rivedere questa puntata, così come potete rivedere le altre puntate che sono andate in onda negli scorsi giorni, negli scorsi anni, anche quando ancora non ci chiamavamo Live Show, potete farlo andando sul canale YouTube Paolo Muzio Live Show. Mettete mi piace alla pagina Facebook del Live Show, mettete mi piace alla pagina Facebook di Scemoada dove trasmettiamo. Io come sempre vi do appuntamento settimana prossima. Grazie davvero per averci seguiti. Ciao a tutti!